Buongiorno Missili, è arrivato il momento di parlare della qualità. Aspetta un attimo, prima che inizia il video mi presento. Sono Luca Papa e sono il coach delle eccellenze italiane. Ho deciso di aprire questo canale per poter parlare liberamente delle mie passioni. Se volete sostenere il canale, iscrivetevi, mettete like e lasciate un commento. Le persone hanno la percezione che è un Meo Fusciuni, una Francesca Bianchi, siano un pochino indietro rispetto a diverse case profumiere che vendono molto di più. Cioè, le persone hanno l'idea che chi vende di più ha più qualità. Il prodotto che arriva a più persone è il migliore, ma non funziona così. Nell'arte non ha mai funzionato così. Non è una questione di soldi, di vendite, è una questione di sensibilità. Questo tipo di profumeria, la profumeria artistica, è una questione di sensibilità, di cultura, di studio, di comprensione. Devi essere curioso, devi cercare di capire, voler capire, farti delle domande. Quando si parla invece del, del mondo commerciale, qui comunque abbiamo Siké One che è fatto da un grande naso, Morillas. Comunque l'approccio di Morillas a questo profumo è chiaramente un approccio commerciale. Questo lo sentono 10 su 10 e dicono che buon odore, che buon profumo. Ma non è sinonimo di qualità. La qualità è un'altra cosa, la ricerca è un'altra cosa, l'arte soprattutto è proprio totalmente un'altra cosa. Questo profumo è fatto con un'indagine di mercato. Questo no, questo è come la composizione di un quadro. È l'artista che esprime la sua arte al 100% come uno scultore, un pittore, un qualsiasi altro tipo di artista. E un concetto che dovete capire chiaramente è che l'arte necessita uno sforzo. Non si può entrare in un museo con l'idea guardo delle immagini. Questo purtroppo è la visione contemporanea dell'arte che è stata distrutta dai social e dal cellulare. Cioè, guardi le immagini e le scrolli. A me fa molto ridere l'idea che le persone vanno a vedere i musei, le pinacoteche tutto insieme. Cioè, in un giorno vedono 700 quadri. Ma non è possibile. Non è questa l'idea della pinacoteca. L'idea della pinacoteca è come quella della biblioteca. La biblioteca non è che tu vai in biblioteca e vuoi leggere tutti i libri insieme nello stesso momento. In teoria tu dovresti andare in una pinacoteca, scegliere tre quadri ed esaminarli in una giornata. Cioè, questa è l'idea dell'arte, questa è l'idea della ricerca. Serve tempo, serve tempo anche per digerire l'arte. È come quando mangio un qualcosa di leggero che l'arte non lo è mai, l'arte è sempre pesante e va digerita, ci vuole del tempo. Fusciuni, ad esempio, qui ho un narcotico, questo profumo necessita un tempo di comprensione, ma per quale motivo? Perché qui Meo, Giuseppe Imprezzabile, ti sta portando nel suo mondo, perciò tu devi uscire dal tuo mondo e fare lo sforzo di entrare nel suo mondo, capito? Ed è uno sforzo anche creativo, interno, non da poco. E poi, Missile, per me è importantissimo continuare a ripetere sempre questa cosa. La filiera deve essere corta: non ci deve essere il produttore, poi c'è il distributore, poi c'è eh, il commerciale, poi c'è l'altra persona, poi ce ne sono i rappresentanti. Questa è una filiera infinita. La profumeria artistica, la filiera deve essere corta: produttore, negozio, boutique. La cosa meravigliosa da quando sto facendo questo progetto con Gini è vedere come Luca, Elisabetta, i, i proprietari di Gini abbiano un rapporto diretto con i maestri profumieri e gli artisti. Questa per me è una cosa meravigliosa, non ci sono intermediari, non ci devono essere, la filiera deve essere corta, per questo a me non fanno impazzire le case profumiere che vendono, perché poi entrano in un sistema di produzione e distribuzione industriale, che è totalmente un'altra cosa rispetto all'artigianato. Questo, questo miscili è un miracolo nel 2024, capito? Per questo lo sto prendendo così a cuore perché nella profumeria artistica ci sono ancora oggi nel 2024 con i social artisti veri e propri non si può approcciare al mondo della profumeria artistica come se si stesse approcciando al mondo della profumeria industriale e commerciale non va bene ad esempio chiedersi io vorrei il mega mare più scuro io vorrei il terrone, l'ho visto era un po' più sul bordeaux un po' più sfumato sul bordeaux scuro non devi cercare questa cosa, anzi il fatto che ogni produzione è unica dovrebbe farti essere felice di sapere che stai avendo tra le mani un prodotto artigianale. Non devono essere tutti uguali. Quella è la grande distribuzione, quello è il mondo commerciale, nel mondo artistico. Io voglio vedere qualcosa di diverso tra un'opera d'arte olfattiva e l'altra. Voglio l'unicità. E non puoi avere l'unicità e il prodotto industriale è impossibile sì però io ho provato un mega mare blu un pochino più scuro un terroni un bordeaux ancora più scuro ed era più forte certo perché è invecchiato dentro queste opere d'arte olfattive ci sono materie prime naturali una volta imbottigliate iniziano il loro processo di invecchiamento e vi do una tips il processo di invecchiamento aumenta di velocità si velocizza se spruzzate il profumo se fate entrare aria se comprate un profumo e lo lasciate nuovo ci sarà sempre un processo di invecchiamento ma sarà molto più lento se volete velocizzarlo aprite il profumo spruzzatelo rimettetelo nella scatola e lasciatelo lì per anni chiaramente prenderà nuove direzioni magari diventerà più intenso più performante provate per credere Missile, missila, prendi la tua decisione. O vuoi un prodotto unico o un prodotto industriale. Fai la tua scelta. Buonanotte.